Il 2 agosto 1980, alle 10:25, nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna, esplodeva un ordigno a tempo dando vita a uno degli atti terroristici più gravi avvenuti in Italia nel secondo dopoguerra. La redazione di Flash Giovani vi ripropone un estratto del servizio video realizzato lo scorso anno per commemorare il tragico avvenimento. Ho sentito quello che mi hanno detto i miei genitori che studiavano qua a Bologna ed erano qua, del terrore che si era scatenato, e credo che la situazione che ci sia adesso, che stiamo vivendo degli attentati, voglia farci tornare in quel terrore, ma penso che la forza anche di noi giovani debba combattere e non aver paura di viaggiare, di andare in giro, di conoscere, di approfondire la cultura che è la nostra arma, la nostra vittoria. Questo è stata una cosa che ci ha subito messo tutti in allarme. Possiamo avere il nemico fra di noi. E quindi esplorare innanzitutto proprio in questa direzione. Purtroppo ho perso un ragazzo che non era parente, ma l'avevo visto nascere e crescere, che era stato assunto alla stazione il 1° agosto e il 2 ci ha rimesso la vita. Però i cittadini di Bologna si fanno, cioè, sono sempre in prima linea, cioè, niente da dire, si sono dati da fare tutti quanti proprio che hanno lavorato per salvare anche tanta gente. Ah, io personalmente un gran dolore anche perché qui noi, soprattutto noi come famiglia, abbiamo perso un'amica molto cara. Io penso che ricordarlo ogni anno sia una cosa giusta perché non bisogna dimenticare quante vite si sono perse quel giorno. Per me è importantissimo, soprattutto in questa stagione qui, che è una stagione particolarmente pericolosa, attentati di ogni genere, quindi la memoria va ricordata, finché è possibile va ricordata. Pensi che commemorazioni come questa possono essere d'aiuto per non dimenticare? Sicuramente, perché anche noi giovani, che io non c'ero, non c'eravamo, però attraverso queste commemorazioni, la conoscenza dei miei genitori, dei miei nonni, possiamo ricordare e non dimenticarci quello che è successo.